Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video andiamo a risolvere due quesiti presi dagli esami di Stato, prove di maturità, seconda prova del liceo scientifico, relativi ai limiti, il concetto di limite, non tanto il calcolo dei limiti, ma la loro verifica e la definizione di limite, che comunque è qualcosa di fondamentale. Allora, il primo quesito che vi propongo viene dall'anno 2002. Dopo aver definito quello che è il limite destro e il limite sinistro di una funzione di un punto, ricorrere a tali definizioni per verificare che risulta limite per x che tende a 0 da sinistra di x più x fratto il suo modulo uguale a meno 1. Limite per x che tende a 0 da destra di x più x fratto il modulo di x uguale a 1. Quindi si tratta del limite finito perché i valori di limite sono pari a meno 1 a 1, quindi numeri reali ben precisi, per x che tende a un valore finito, a un numero. Nel dettaglio però intorno si parla di limite sinistro e di limite destro. Il limite sinistro, con quel meno lassù, essenzialmente la definizione di limite sinistro è legata a quella di limite finito per x che tende a un valore finito. La differenza qual è? Che l'informazione, quindi la valutazione circa questo limite, non riguarda un intorno completo di x con 0, quindi un intervallo che ha per centro x con 0, e che comprende valori alla sua sinistra e alla sua destra. Parlando di limite sinistro, ci si muove e si considerano valori solo alla sinistra di x con 0. Quindi quello che succede è che la disequazione che va a verificare la validità del limite, cioè in valore assoluto f di x meno l minore di epsilon, dopo vediamo un po' il dettaglio, va a essere verificata nel solo intorno in sinistro, quindi un intervallo del tipo x con 0 meno delta x con 0. X con 0 è il valore, meno delta ci definisce l'ampiezza dell'intorno sinistro. La definizione possiamo riscriverla in che termini? Che comunque preso un numero reale positivo, quindi per ogni epsilon positivo, esiste un delta positivo. Quindi esiste un numero reale positivo che va a definire l'intorno sinistro, nel quale quindi per ogni x che fa parte di questo intorno, che è un intervallo del tipo x con 0 meno delta x con 0, la distanza tra il valore che assume la funzione in ciascuno di quell'x e il valore limite è più piccola di epsilon, di un epsilon positivo scelto piccolo a piacere. Allora, nel nostro caso, qui non vi vado a dare particolari interpretazioni grafiche, andiamo a riscrivere la definizione di limite. Il nostro x con 0 è 0, si parla di intorno sinistro, la funzione l'ho citata prima, il valore limite è pari a meno 1. Possiamo dire per ogni epsilon maggiore di 0, riusciamo a trovare un intorno sinistro, quindi esiste un delta maggiore di 0, tale che per ogni x appartenente a quell'intorno, x con 0 è 0, meno delta 0, quindi meno delta 0, un intorno sinistro di 0, f di x, cioè x più x fratto, e attenti qua, abbiamo il modulo di x, siamo alla sinistra di 0, x è negativa, posso togliere il modulo di x per le x negative pari a meno x, quindi lì al denominatore scrivo meno x, meno il valore limite, cioè meno 1. Vediamo se per ogni x tutto questo in valore assoluto è minore di epsilon. L'intorno quindi in cui andiamo a verificare la validità, l'intorno che vogliamo individuare è del tipo meno delta 0, x fratto meno x è pari a meno 1, quindi dentro valore assoluto abbiamo x meno 1 più 1. Meno 1 più 1 fa 0, quindi la disuguaglianza è pari a valore assoluto di x minore di epsilon. X è negativa, come vi dicevo, sciogliamo il modulo, abbiamo meno x, abbiamo quindi la disequazione meno x minore di epsilon, cambiamo di segno entrambi i membri, mi raccomando, invertiamo il verso, x maggiore di meno epsilon. Quindi
Quella disuguaglianza è verificata a patto dell'andare a considerare dei valori di x più grandi di meno epsilon, con epsilon un numero positivo, ma minori di 0. Lo sto dando per scontato perché sto lavorando nell'intorno sinistro, quindi sto considerando degli x più piccoli di 0. In sostanza, la disuguaglianza è verificata in un intervallo del tipo meno delta 0, sì, lo è, intorno sinistro, al posto di delta. Posso assumere direttamente il valore epsilon. Quindi l'intervallo, l'intorno sinistro, è del tipo meno epsilon 0. Le considerazioni sono analoghe circa il limite destro. Quindi ciò che andiamo a verificare, cioè che la distanza tra il valore che assume la funzione in x e il valore limite in modulo, quindi questa distanza, è minore di epsilon. Ogni volta che consideriamo delle x che appartengono a un intorno destro del valore di x con 0, quindi un intervallo del tipo x con 0 più un numero. Quindi la definizione è pari a dire che cosa? Che comunque io prenda, quindi per ogni epsilon positivo, comunque io prenda un numero reale di segno positivo, esiste un delta maggiore di 0 che mi va a definire l'intorno destro. Ogni volta che prendo delle x, entro l'intorno destro del tipo x con 0 più delta, f di x meno l in valore assoluto è minore di epsilon. Allora, in questo caso andiamo a verificare la nostra definizione di limite. Per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0, tale che per ogni x appartenente all'intervallo 0, 0 più delta, al posto di x con 0 ho messo 0, f di x più x fratto che cosa? Siamo alla destra di 0, sto considerando le x maggiori di 0, sciolgo il modulo, scrivo x, lo vedete lì in giallino, meno il valore limite, quindi meno 1, il tutto minore di epsilon. Vediamo quando è verificata questa disequazione. X fratto x con x maggiore di 0 è pari a 1, abbiamo quindi 1 meno 1 che ci porta a 0, valore assoluto di x minore di epsilon. Quando x è positiva, sciogliamo il modulo e giungiamo a x minore di epsilon. Quindi la disuguaglianza è verificata a patto di prendere degli x minori di epsilon, ma anche maggiori di 0. È la considerazione che sto utilizzando e che ho usato per sciogliere il modulo. L'intorno destro quindi di 0 è del tipo 0 epsilon, quindi il delta indicato, segnalato nella definizione può essere proprio pari all'epsilon scelto e così abbiamo individuato l'intorno destro. Andiamo a risolvere il prossimo quesito che vi propongo, è tratto naturalmente dall'esame di Stato, io recupero questi problemi dal testo che trovate citato, è un testo della Zanichelli. Questo quesito ci porta all'anno 2006. Considerata la funzione reale di variabile reale f di x, e fin qua tutto tranquillo. Affermare che il limite per x che tende a più infinito di f di x è uguale a più infinito significa che per ogni numero reale m esiste un numero reale n, tale che per ogni x, preso un x più grande di n, f di x è maggiore di m. È vero o falso? Affermare che il limite è equivalente a ciò. Accompagnare la risposta con una interpretazione grafica. Riflettete un po' sul testo, no, di questo problema e sulla definizione sulla quale ci vogliono far riflettere. Scusate, ma qua ho bisogno di caffeina. Allora, limite, si tratta del limite più infinito quando x tende a più infinito. Andiamo a dire che una funzione definita in un intervallo illimitato a destra, siamo in un intorno di più infinito, ha proprio per limite più infinito, quindi quando x tende a più infinito, quando comunque io scelga un numero reale positivo m, si riesce a trovare un intorno di più infinito. Dove succede che cosa? Perché per ogni x appartenente a quell'intorno, f di x, quindi il valore che la funzione assume in corrispondenza di quell'x, è più grande del numero reale m positivo che ho scelto. Qui, se vedete anche il grafico, scelgo un m sull'asse delle ordinate. Questo m mi porta a identificare un intorno
di più infinito, che qui vedete indicato in azzurro sull'asse della scisse, è un intervallo del tipo numero più infinito, del tipo C più infinito, dove C è un numero reale, dove succede che cosa? Che se vado a prendere un qualunque x maggiore di C, un qualunque x appartenente all'intorno di più infinito, il valore che assume la funzione, cioè f di x, l'ordinata dei punti sul grafico è più grande di m. In simboli, comunque scelgo un numero reale m maggiore di 0, esiste un c maggiore di 0, tale che cosa succede? Che f di x è maggiore di m ogni volta che prendo un x più grande di c. Ecco, qui rifletto sul fatto che mi dice esiste un c maggiore di 0, potrebbe anche essere negativo? In linea di massima sì, perché a me basta riuscire. Una volta che io parto dal valore m grande, mi basta individuare un intorno di più infinito. Certo, intorno di più infinito, meglio prendere per c un valore positivo, ma è accettabile anche un valore negativo. Cioè, un intorno di più infinito può anche essere un intervallo del tipo meno 3 più infinito, meno 100 più infinito. C non deve essere per forza positivo. L'estremo sinistro può anche essere negativo. Però, volendo restringere l'intorno, è più conveniente prendere un valore positivo, ma riflettiamo su questo. Allora, la definizione che ci danno loro è: comunque io prenda un m positivo, esiste un n, quindi m sull'asse delle ordinate e n sull'asse delle ascisse, tale che comunque io prenda un x maggiore di n, f di x è maggiore di m. Allora, la cosa da stare attenti è che la definizione di limite prevede un valore di m positivo. Stiamo andando a più infinito, eh? Un valore di m positivo. Mentre nel testo, lì dell'esercizio, ci dicono comunque io prenda un numero reale m. Quindi è vero o è falso? Allora, scritto così è falso. Non è sufficiente dire comunque io prenda un numero reale m. Questo numero deve essere positivo. Allora, volendo ragionare sul limite, sul valore positivo, potremmo dire: se il valore m che stiamo considerando è negativo, volendo avere un valore positivo, prendiamo il suo opposto. Io ho indicato con m1 questo valore, quindi è m1 il mio riferimento della definizione, legato alla definizione, eh? Quindi per ogni m1 maggiore di 0 esiste un intorno di più infinito. Quindi se m è negativo, prendo un m1 pari all'opposto di m. M potrebbe essere un numero reale pari a 0, ma io ho bisogno di un valore positivo. Allora per m1 posso prendere m, che è 0, e sommarci in qualunque numero positivo. Così sì che ho un numero positivo. Io ho scritto che m1 del tipo m, cioè 0, più un epsilon positivo. Se invece l'm che ci citano nel testo del quesito è positivo, il mio m1, ops, il mio m1 della definizione può essere proprio m. Quindi l'unica cosa è vero o falso? Attenzione, con un m qualunque, no, non stiamo rispettando la definizione di limite. Un n qualunque sì va bene, che ci definisce l'intorno di più infinito, ma quell'm deve essere positivo. Se penso a un numero qualunque, conviene non prendere proprio quel numero, ma cambiarlo di segno se è negativo. Oppure aggiungerci una quantità positiva se è nullo. Riflettete, ho parlato un po' rapidamente su ciò, ma riflettete su questa necessità. Detto questo, però, direi che posso andare a concludere questo video. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate. Fatemi sapere come trovate questo video, se avete delle richieste, delle domande. Vi ringrazio ancora, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.